Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, bisogna andare a incontrare subitissimo Andre e cercare di capire come concludere questa avventura, come cercare di salvare la foresta proibita, come ristabilire l'equilibrio delle cose. Andre, grazie di cuore per aver trovato il tempo di vederci. È successa una cosa terribile alla foresta proibita. Piano, spezza incantesimi, raccontami tutto dall'inizio. Beh, quando ho chiuso la sala maledetta della foresta proibita, ho alterato l'equilibrio della foresta. No, veramente no. Ah sì? No, veramente no, perché chi ha aperto la sala maledetta ha alterato l'equilibrio, non io che l'ho chiusa. Ma non è tutto, ho dato inizio a una serie di problemi. I bubotuberi sono stati calpestati, non li ho calpestati io. Un troll si è spinto fino al lago della foresta e abbiamo visto un berretto rosso attaccare un gruppo di fate. Ma è terribile! Come posso aiutarvi? Non so come potrei darvi una mano ad affrontare un berretto rosso, però abbiamo bisogno di un oggetto luccicante che possa tirarlo, così da farlo tornare nella sua tana, qualcosa di simile a un gioiello. Gioiello? Beh, allora avete chiesto alla persona giusta, o sicuramente quello che fa al caso vostro. Vi serve un oggetto di valore? Hai i berretti rossi in porta? No, non è necessario, deve solo sembrare un gioiello di valore. Il berretto rosso non noterà la differenza. Allora dovrei riuscire a creare qualcosa che fa il caso vostro. Quindi questo, oltre a fare vestiti, fa anche gioielli. Bene. Ho materiali per creare abiti e costumi in abbondanza. Sai che lavoro sempre a qualche progetto. Perfetto. Allora vediamo se c'è qualche materiale interessante e pensiamo a cosa potrebbe usare per distrarre il berretto rosso. E quindi ragazzi, un'oretta, mamma mia, che bello un'oretta. Ok, però non capisco come possa sbrilluccicare un vestito. Oddio, sarà un vestito sbrilluccicoso? Penso che il berretto rosso starebbe molto bene con questa molletta. Ok. Spero che riusciremo a creare qualcosa che distragga il berretto rosso. Credo che la professoressa McGranite mancherebbe le maniglie perché lucidano. Scusate, la scrivania c'ha delle maniglie, le vogliamo rubare. Sarà difficile catturare l'attenzione del berretto rosso e distrarlo dalle fate. Dipende da cosa gli offriamo in cambio. Che cosa sta bene con un berretto rosso? L'oro o l'argento? O l'oro rosa? Nessuno dei due, perché insomma sono soldi nostri, non andiamo a sprecare i nostri soldi, no? Cose meno preziose. Meno preziose, ragazzi. Non avrei mai pensato di creare un accessorio per un berretto rosso. Appunto, prendi un pezzo di chincaglieria buona. La professoressa McGranite non apprezzerà se lasceremo dei lustrini sulla sua scrivania. La professoressa McGranite non apprezzerà se lasceremo dei lustrini sulla sua scrivania. Sì, l'hai appena detto. Forse dovrei provare a disegnare un abito. Arancione e viola stanno bene insieme, giusto? Barnaby? Dobbiamo creare un oggetto che il berretto rosso non abbia mai visto. Non è vero. Penso che il berretto rosso, questo abbiamo già detto, non so perché gli piacerà una molletta, non deve essere troppo grosso o piccolo, dobbiamo trovare una misura giusta, dobbiamo semplicemente trovare qualcosa che lo attiri. Spero che riusciremo a creare qualcosa che distragga, d'accordo, abbiamo già letto, e direi che abbiamo letto tutto quanto. Quindi ci sbrighiamo, eccoci qua, con tutte e cinque le stelline, molto molto bene, raccogliamo il tutto e andiamo avanti. Vediamo, se usiamo questo gioiello o questa catenella e questi pezzi luccicanti. Quelli sono bottoni, Barnaby, e sono perfetti. Ora ci serve solo un pizzico di magia per unire il tutto. Lasciate fare a me, in fondo sono il mago dello stile. Abracadabra, magica bula, bibiti bobiti bu. Wow, bella animazione. Una bella colana, ragazzi, fate una colana. Non c'è paragone con il cappello di carta stagnola che avevo provato a modellare. Cappello di carta stagnola, ok. Catturerà l'attenzione del berretto rosso, non ho dubbi. Grazie per l'aiuto, Andre. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Ci mancherebbe, spezza incantesimi. Mi piace mettermi alla prova con la moda, e questa è stata una vera e propria sfida. Fammi sapere se piace al berretto rosso. Dovrebbe essere abbastanza luccicante da distrarlo dalle fate. Assolutamente. Se gli piacesse abbastanza, potrei fare una linea di moda per i berretti rossi. Forza, Barnaby. Andiamo a vedere che effetto fa questo gioiello. Abbiamo un berretto rosso da far tornare alla tana e un gruppo di fate da salvare. Sì, ma abbiamo perso del tempo e fate intanto se le mangiate. Cose, ragazzi, cose. cose. Ma ragazzi, siamo pronti a fare la quarta serie di compiti e a concludere la terza parte. Mamma mao, interessantozzo. E quindi sono sparite le fate, berretto rosso. Ah no, sono tornate, quelle qua, ragazzi, quelle qua. Salve, salvissimo, salve salvino. Ecco il berretto rosso. Forza, estrai il gioiello che abbiamo creato con Andre.
Mostralo al Berretto Rosso e vediamo se abbocca. Io ho lui, insomma. Cuci cuci! Cuci cuci cuci! È girato, non può vederlo. Cuci cuci cuci! L'ho visto, è mio! È mio! Lo voglio! È mio! È mio! È mio! È mio! Ma non tirarlo via! Bene, ci sta prestando attenzione. Ora dobbiamo solo attirarlo lontano da qui. E quindi 8 ore? No, 3 orette. Perfetto. Bene, 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 bene. Cuci cuci cuci! Cuci 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 cuci! Volate lontano, fate, a parte che volano, quindi possono. Vabbè. È interessato o arrabbiato? Lo vedo un po' esitante. Secondo me si stanno contendendo l'habitat. Non vorrei dire una cavolata. Ehi, berretto rosso, se non vuoi il gioiello, me lo tengo io. Tesoro, tesoro, tesoro! Le fate gli hanno rubato il tesoro. Mio, mio, mio! Il mio tesoro! Non possiamo insistere troppo. Come no? Insisti, insisti. Volate lontane, fate. Ma non vogliono andarsene da qua. È interessato o arrabbiato? Abbiamo già letto. Sì. Lo vedo un po' esitante. È perché sta cercando di rimanere a casa. Tienilo fermo, Barnaby. Ma no, no. Lo muovo così almeno lo vede luccicare bene, no? Bene, abbiamo la sua attenzione. Ha smesso di infastidire le fate. Sì, ma non possiamo rimanere qui per sempre, no? Ehi, berretto rosso, se non lo vuoi il gioiello, me lo tengo io. Ok, ragazzi, abbiamo letto tutto quanto. Quindi ci sbrighiamo a finire tutte e cinque le cose qua. Vi ricordo ilpixelmato.it/taccuini per avere monete, gemme, energia, ma soprattutto taccuini infiniti da poter ricaricare e poter andare avanti con questo gioco con molta, molta più tranquillità. Ma ragazzi, eccoci qua. Tutte e cinque le stelline, ragazzi, molto, molto bene. Abbiamo anche il cioccolato bonus, ricordiamocene. Sta funzionando, il berretto rosso ha abboccato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato le fate. Hai ragione, sono felice di aver allontanato quel berretto rosso dalle fate. Sì, però dove se n'è andato? Ora che abbiamo salvato le fate e ci siamo occupati del berretto rosso, non rimane che pensare all'ultimo problema. Dobbiamo trovare la cromantula dispersa. Charlie ti ha fatto sapere qualcosa a riguardo? Ora che me lo dici, non mi ha ancora contattato. Sei preoccupato per Charlie? Le cromantule sono molto diverse dai draghi. Sì, dai, sono preoccupato. Fatemi sapere che succede nel caso che avete risposto l'altra cosa. Sono un po' preoccupato di che si sia ritrovato nei guai. Vi ho detto di non fare stupidaggini, ma temo che gli sia accaduto qualcosa. Le acromantule sono creature molto pericolose e questa è molto aggressiva. Avrebbe dovuto contattarmi già da diverso tempo. Charlie non ha paura dei draghi, perciò sono sicuro che riuscirà a gestire una acromantula. Spero tu abbia ragione, Barnaby. Rocky, se non hai più bisogno di mio aiuto, io tornerei a Hogwarts. La professoressa McGranito mi aspetta perché devo rifare il mio tema di trasfigurazione. A quanto pare, scrivere la storia di una tazzina da tè che scappa da casa per unirsi a un circo non fa guadagnare punti. Una tazzina che si unisce a un circo? Non ho tempo per spiegarti, mi spiace. Ci vediamo, Rocky? Oh, certo. Buona fortuna con il tema, Barnaby. Io rimarrò qui per assicurarmi che le fate stiano bene. No, non perché cercare Charlie, ce ne frega niente di Charlie. Ma il berretto rosso sta ancora qua in realtà, eh? Che cosa ci fai ancora qui, berretto rosso? Avrebbe già dovuto tornare alla sua tana. Avresti? No, vabbè. Sembra che sia impaurito. E di cosa? Beh, qualsiasi cosa impedisca al berretto rosso di tornare alla sua tana è un mistero che vale la pena indagare. C'è la cromantula? Ho promesso che avrei risolto tutti i problemi che ho causato, non li ho causati, nella foresta proibita. C'è una cromantula nella sua tana. Dai, fai 2 più 2. È mia responsabilità e non posso deludere Torvus o le creature della foresta. In fondo, questa è la loro casa. Devo esplorare la buca del berretto rosso. Chissà che cosa troverò laggiù. Cosa troverai laggiù? Chissà. Non mi resta che scoprirlo. È giunto il momento di entrare nella buca del berretto rosso. Sì, ma non lo ripetere. Ragazzi, parte 3 completata. Ed eccoci qua, la parte 4. Il tuo ultimo compito ti aspetta. Aiuta la cromantula dispersa a ritornare nella sua colonia e riporta l'equilibrio nella foresta. Ma oh, abbiamo una cioccolana, ragazzi. Andiamo subito ad aprirla e forse non è bonus questa. È una cioccolana nuova, ragazzi. Ma ok, però in realtà mi sa che avevamo già visto. No, Roderick Plumfoton, cercatore dei Township Tornadoes e inventore del Plumpton Pass. Il Covid di Hogwarts, insomma. Ma ragazzi, siamo pronti ad andare nella tana del berretto rosso. Bisogna scoprire un pochettino che succede, eh? Gli ultimi 3 compiti, ragazzi, mi raccomando. Entriamo subitissimo nella buca del berretto rosso. Cerchiamo un pochettino di scoprire come mai. Ah! Salve Charlie! Stavo trappolato, eh?
Charlie, stai bene? Ehi, Rocky, mi hai trovato? Com'è? Cosa fai? Wow, che sei intrappolato. Appena in tempo, ed è solo merito di un berretto rosso spaventato e di alcune fate. Un momento toccante. Sei passato un tempo per stare vicino al tuo amico nei suoi ultimi attimi di vita? Non penso proprio, Cromantula. Sono qui per salvare Charlie e riportarti alla tua colonia. La mia colonia? E perché dovresti impicciarti? Da quando ci siamo affrontati al di fuori della sala maledetta, la foresta è cambiata. Ti abbiamo cercato ovunque per riportarti dalle altre acromantule. Sei lontano da tanto e loro sono sempre più agitate. Hanno bisogno di te, di una colonia nuovamente a completo. Ma mi piace, la mia nuova casa è accogliente. E poi la cena è pronta. Non si opporrò resistenza. Se vuoi combattere, e così sia. Vorrei tanto farla ragionare, ragazzi, però sono troppo curioso. Ragazzi, la facciamo ragionare. Di solito attaccarla è la cosa migliore, quando ci sono i 45. Io la farò ragionare, fatemi sapere che succede in altro caso. Tutti questi problemi sono nati proprio da uno scontro. Sai, ho notato che ragionare in modo pacifico è un'ottima soluzione. Ora ci attacca e moriamo. Peccato, perché ho sempre preferito ragionare in modo violento. Dovresti ascoltare, Rocky, Acromantula. Tutte le nostre azioni portano a conseguenze inaspettate. Oh, so esattamente cosa mi aspetta se ci affronteremo. Un banchetto. Forse è giunto il momento di sfoderare il tuo ramoscello magico. Oh, ma io sono già pronto. E quindi alla fine è sempre comunque uno scontro, lo sapevo. E quindi, ragazzi, un bel duellino. 200 puntozzi. Cavolo, è più potente di noi, però. Difensivo? Sì! Ok, vittoria, ragazzi. Quindi, insomma, bombarda, direi che è la cosa migliore da fare. Forse era meglio incarceramus. È più potente di noi. Questo è un grosso problema. È una query del quarto anno e lei è più potente di noi. Non capisco come sia possibile. Però è stata stordita, quindi ok, bene. Ora devo solo avere la fortuna. Ah, è già finito lo stordimento. Porca di quella paleta, ecco la fortuna che non ho. Mi farà malissimo. No, ok, però spero che non mi stordisca. Porca di quella paletta. Ma è lo stordimento lì? No. Ok, di nuovo zero. Non sto... Ah, perché non abbiamo ricontattato. Porca paleta di nuovo. Sconfitta di nuovo. Però tocca a noi, non ci ha stordito. Quindi depulso, che gli facciamo veramente male. O almeno spero che gli facciamo male. Badaboom! Ok, abbiamo fatto malissimo. D'accordo. Aggressivo? Ok, bene. Depulso di nuovo. Dai. Ok, perfetto. Depulsiamola, dai. Boom. Ok, manca veramente poco. E forse abbiamo vinto, forse. Sì, ok, se non mi stordisce. Ah, sanguina proto turni, fa malissimo. Ah, parità, quindi vabbè, poco male. Però sanguiniamo. Parità di nuovo, porca di quella paletta. Parità, va bene, d'accordo. Subdolo, porca paletta. Ma stiamo scherzando? Speriamo che non ci faccia troppo male. Cavolo, tocca a noi forse. Ok, flippendo. Porca paletta. Dai. Buttala giù. L'abbiamo buttata giù. Piccola pretta di coraggio, ok. Mamma Mau, ragazzi. Mamma Mau, che duello fenomenale, Rocky. Bene, sei riuscito a sconfiggermi di nuovo. Immagino che la colpa sia stata dello spazio ristretto di questa buca. Se vuoi convincertene, fai pure. Ma sarebbe meglio se tornassi alla tua colonia, sono tutti preoccupati per te. E stai anche occupando la casa del berretto rosso. Sono sorpreso che ti importi tanto. Ciò che è successo dopo l'apertura della sala maledetta è mia responsabilità, non è vero? E ci tengo alla foresta, sì, può essere. Ti importa di Torvus e di Centauri, delle fatte di troll del berretto rosso e sì, persino delle acromantule. È tutto collegato. In quanto creatura della foresta, mi aspetto che anche tu rispetti la tua casa. Ti sei espresso chiaramente, forse hai ragione, tornerò alla mia colonia. Fantastico! Ora che ne dici di liberarmi? Non ho detto che volevo andare a casa a pancia vuota. È il minimo che potresti fare. Va bene, libera il tuo amico. Mangerò qualcos'altro quando tornerò dai miei simili. Magari un bel cervo.
Difendo! Ah, ok, e ora mi attacca. Porca di quella paletta, ragazzi. Ok, magari mi attacca mentre sono distratto. Difendo! Ok, benissimo. Però, cioè, non l'avrei liberato con lui lì. Così va meglio, ora andiamocene da qui, Rocky. Decisamente, Charlie, è giunto il momento di portare la Cromantula alla sua colonia. Molto bene, ragazzi. Mamma, mamma, mao. E quindi, appena mi levo le ragnatele di dosso, possiamo andare alla tana della Cromantula. Andiamoci subitissimo. Sono pronto, andiamo alla tana del ragno. Mi fa molta paura questa cosa, ma noi siamo pronti perché siamo Rocky Balboa. E quindi entriamo nella tana del ragno, andiamo a fare la visita e vedere un pochettino di riportare questa creatura a casa. Qui può bastare, non c'è bisogno che mi faccia vedere in vostra compagnia. Ora andatevene, prima che inizi a considerare se siete più deliziosi di un cervo. Siamo troppo coinvolti per andarcene, dobbiamo assicurarci che il vostro incontro vada per il meglio, se proprio insistete. C'è nessuno. Spero che non sia un altro sconvolgimento. No, arrivano i ragnetti, ragazzi, mentre la musica invece se n'è andata. Eccole, bene. Bene, sì. E ora ci mangeranno? Forse non avremmo dovuto accompagnare la Cromantula. Non so cosa scegliere, concorderò con Charlie. Credo tu abbia ragione, Charlie. Non saremmo dovuti venire qui. C'è qualcosa che non va. Tipo i ragni giganti affamati che ci stanno fissando? Ecco cos'era. Avete finito? Perché sento che la colonia è piuttosto affamata ora che siamo qui tutti insieme. Ed è così che ci ringrazi per averti portato a casa? Non prendertela sul personale, e ora lasciatevi mangiare. E quindi un altro duellino? Affrontiamo le acromantole. Non è un duellino, bene, ah, però sì, è un duellino alla fin fine. Questa è l'ultima volta che aiuto una cromantola. Depulso, ne aragna exumai? Ce ne sono troppe. Fai attenzione. Dove sono i centauri quando servono? I centauri non aiutano gli umani. Prova a usare incantesimi di difesa invece di attacco. Protego! Non avvicinatevi oltre. Petrificus totalus. Sbaglio o hanno zanne più appuntite del solito? Non mangiano da un po' probabilmente. Questo è il vero volto della foresta proibita. Flipendo! Questa è l'ultima volta che aiuto una cromantula. Depulso! Ce ne sono troppe! Aiuto! Non siete un po' troppo. Non siete poi così forti ora, eh? Umani! Dove sono i centauri? Non ci saranno centauri. Sbaglio, questo abbiamo già letto. Sì. Questo è il vero volto della foresta proibita. Che abbiamo letto tutto, quindi ci vediamo alla fine. Ed eccoci qui con tutte e cinque le stelline, ma abbiamo rischiato veramente un sacco. Noi ci proteggiamo e vediamo un po' se siamo riusciti a sopravvivere o se la nostra avventura Hogwarts finisce qui. Penso che tutto confermi che accompagnare la Cromantola alla sua tana sia stata una pessima decisione. Pensiamo a rimanere in vita, Charlie? Avreste potuto lasciarmi in pace, ma ora invece siete qui con noi e dovete patire le conseguenze del vostro gesto. Ma dovevamo riportarti a casa perché la tua colonia aveva bisogno di te, ma anche perché la foresta è un'entità viva e il suo allontanamento ha creato grandi problemi. Problemi che non sono di mia responsabilità. I problemi della foresta sono i tuoi problemi e anche della tua colonia. Ma ora che sei tornato, la colonia è al completo e l'equilibrio verrà preservato finché rimarrai qui. Questo lo decideremo io e la mia colonia. Dovresti evitare di immaginare che manterremo tutto in equilibrio. Tutti noi facciamo scelte personali. Beh, io ho scelto di aiutare Torvus e di riportarti a casa, ed è ciò che ho fatto. E dovresti essere orgoglioso di te stesso, ma ora noi abbiamo deciso di mangiarvi. Temevo che lo dicesse. E ora che facciamo, Rocky? Ora arriveranno i centauri, voglio sperare. Hagrid! Basta combattere! Hagrid! Come siamo felici di vederti! E io sono felice di vedervi tutti interi e non tutti sbrindellati in giro. Non dirlo a me. Hagrid, perché non te ne stai mai alla larga da queste baruffe? Mi dispiace, ma voi acromantole dovreste trovarvi da mangiare da un'altra parte. Portate rispetto per questi due ragazzi, con tutto quello che hanno fatto per la vostra casa. Va bene, ma non saranno tanto fortunati la prossima volta. Oh, meno male che c'è Hagrid. Meno male che c'è Hagrid. Whee! Per fortuna sei arrivato, Hagrid. Sì, grazie per averci salvato. Oggi siamo tutti eroi. Eroi? Noi? Avete salvato la foresta, no? Questo è da vedere.
Per esserne sicuri dovremmo parlare con Torvus e scoprire se abbiamo salvato la foresta proibita per davvero. E quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo subitissimo con Torvus. Bene, siamo pronti. Incontriamoci al boschetto della foresta. Salve. Salve, c'è nessuno? Eccoci, siamo qua. Salve, sì. Mi dica. Oh, ecco, arrivato finalmente, è un po' in ritardo. Torvus, abbiamo tanto di cui parlare. Ho aiutato le fate, un berretto rosso le stava spaventando. Un berretto rosso fuori dalla sua buca? Cavolo! La cromantula scomparsa era nella buca del berretto rosso e il berretto rosso aveva paura di tornare a casa. E io sono rimasto intrappolato nella tela della cromantula. Purtroppo ho dovuto affrontarla perché Charlie è stato catturato, ma ho deciso di risolvere la situazione in modo pacifico. È stata dura confrontarmi con la cromantula. Mi dispiace, Charlie. Di noi ce ne frega niente. Non preoccuparti, Torvus. Rocky mi ha salvato. E abbiamo riportato la cromantola alla sua colonia, che ci ha attaccato. Ma non preoccuparti, siamo stati salvati da Hagrid e dalla sua balestra. Ora che la cromantola è tornata dalla sua colonia, c'è altro che possiamo fare, Torvus? Non c'è altro da fare. Sento che l'armonia ha iniziato a ridiscendere sulla foresta. Sentivo che c'era qualcosa di diverso. Quindi abbiamo portato a termine la nostra missione, abbiamo risolto la situazione? Naturalmente. Sono orgogliosissimo di voi. E cosa faremo se il troll tornasse al lago della foresta? O se il berretto rosso riprendesse a spaventare le fate? O se le acromantule... Ora va tutto bene. Certo, per il momento, ma il futuro cosa ci riserva? Che cosa faremo in una situazione... se la situazione cambiasse? Torvus? Dimmi, che cosa hai imparato durante questo percorso, Rocky? Se risponderai alle mie domande, allora ti dirò cosa ho imparato. Domande. Spero non a tore. 3 orette, dai, ce la possiamo cavare, ragazzi. Sì, ok, eccoci qua, non mi prende l'hitbox. Io ho imparato a non sottovalutarti, Rocky. Ho imparato che le acromantule mi ascoltano ancora. Ho un'improvvisa voglia di bubotuberi. Le azioni violente spesso portano a conseguenze violente. La foresta sta ritrovando il suo equilibrio in questo momento. Dobbiamo sempre rispettare ciò che ci circonda. Anche l'energia infinita tramite il pixelmatto.it sulle citaquini. Lezione numero 1. Non rimanere impigliato in una tela di ragno. Forse dovrei controllare Thor. Io ho imparato a non sottovalutarti, l'abbiamo già letto. Sì. Dovrò fare attenzione a dove cammino la prossima volta che soffrirò di sonnambulismo. Direi di sì. Ogni azione ha una conseguenza ed è importante considerare tali conseguenze. Ho un'improvvisa voglia di bubotuberi, ma non sono tanto buoni da mangiare, credo. C'hanno il pus. Ok, questo abbiamo già letto tutto quanto, quindi ci affrettiamo verso tutte e cinque le stelline. Molto molto bene, e anche alla fine di questa fantastica avventura. O perlomeno dovrebbe essere questa l'ultima parte, quindi sono molto contento. Fatemi sapere se vi è piaciuta. A me, sinceramente, l'ho trovata un pochettino diversa dalle solite, un pochettino più sprint, un po' con più contenuti. Molte altre missioni secondarie sono più, boh, scontate. Qua almeno c'è stato un pochettino di azione, un pochettino di cose effettive da risolvere. Non avevo mai compreso fino a che punto potessero arrivare le conseguenze delle mie azioni. Ogni mio gesto ha un peso nuovo ora. Ogni azione ha un effetto e talvolta reagire con violenza non fa altro che causarne altra. E ho imparato che è importante rispettare tutto ciò che mi circonda. Esatto, Rocky. Un piccolo cambiamento può comportare di nuovi assai più importanti. Vedo che hai tratto diverse lezioni da questa esperienza. Quale pensi sia la più importante? Ogni azione ha la sua conseguenza. La violenza non è la risposta. Rispetta ciò che ti circonda. Penso che sceglierò 44, ma sono tutte e tre azioni molto valide. La lezione più importante che ho imparato è che devo rispettare tutto ciò che mi circonda. È importante avere coscienza dell'impatto che abbiamo sul mondo e provare a portare solo positività. Alcuni dicono che se metti del bene al mondo, lo riceverai triplo. Sono felice che tu l'abbia compreso. Hai espresso un punto di vista corretto e prezioso, Rocky. Sono rimasto colpito da quanto tu sia maturato. Grazie, Torvus. Significa molto per me. E, soprattutto, grazie per avermi permesso di rimediare i miei errori, che non sono stati miei, però vabbè. Per rispondere alla tua preoccupazione riguardo ai possibili cambiamenti della foresta, non riuscirai mai a controllare la foresta. Concordo, ed è per questo che è il luogo libero e selvaggio. La foresta è piena di vita e la vita ha un legame forte, e ora tu sei legato a noi. Capisco. Hai fatto ciò che dovevi, ma continua a rispettare questo legame e sostenere la foresta. Significa che mi permetterai di continuare a visitare la foresta proibita, Torvus?
Non solo te lo prometto, ma ti incoraggerò a farlo. Sarai benvenuto ogni volta che vorrai. E posso venire anch'io, vero? Certo, Charlie, anche tu sei sempre il benvenuto. Grazie per aver creduto in noi, Torvus, anche se ci abbiamo messo un po' a convincerti. Per celebrare il nuovo legame che hai stretto con la foresta, ho un dono per te. Sarà un ricordo del percorso che hai vissuto, qui. Una foglia? Bella. Una foglia con della melma? È un animaletto, ragazzi! Credo. Sì? Ti dono questo piccolo Flitterby. Così ricorderai per sempre il tuo legame con la foresta. Wow, un Flitterby! Che carino. Torvus e la foresta proibita. E tormentata. Completata. Abbiamo il Flitterby che presumibilmente posso prendere... No, non qui. Povero Rowan! Dal dormitorio? Andiamo subito nel dormitorio e andiamo a scoprirlo. Andiamo un pochettino la situazione qui. Andiamo nel dormitorio. Presumo che il Flitterby sia un nuovo animaletto che ci becchiamo qua. Eccolo qua! Il Flitterby che ci dà dell'energia, credo. È piccolissimo. Molto molto piccolo, ragazzi. Ma ragazzi, non è questo il nostro problema. Andiamo qua sugli animali. No, no, sugli animali. Dovremmo avere il Flitterby ora? Fatemi un po'... Non capisco. Flitterby? No, non abbiamo il Flitterby. Vabbè, ragazzi, non è un problema. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Ripoto Quasi Mister. Nella prossima puntata continueremo con la storia principale. Andremo a cercare le penne al platano picchiatore. E poi andremo a fare il quidditch e tante altre cose. Per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Ripoto Quasi Mister. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e fatto il misgatto. Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati. Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!